Siamo al liceo classico Socrate, continuiamo il percorso di approfondimento sul tema contro la violenza sulle donne nelle scuole per sentire gli studenti parlare di questo tema insieme a noi grandi e soprattutto per valutare che non servano soltanto le norme, che certamente sono fondamentali, sono un'arma nelle nostre mani che ci consente di continuare a rivendicare i nostri diritti e primi fra i quali diritti fondamentali, appunto quella all'uguaglianza, alla parità, ma che serve assolutamente un percorso di approfondimento culturale sul linguaggio, sul comportamento come elementi di grande aiuto, oltre a quello che il legislatore, le forze dell'ordine fanno, di grande aiuto da parte di ciascuno di noi per superare finalmente, ci auguriamo in un futuro prossimo, questo tema, che non si debba più parlare di parità perché questa venga realizzata concretamente nella società. La seconda tappa del nostro percorso per portare una nuova prospettiva, diciamo, che ci aiuti in questa battaglia contro la violenza di genere. Quindi dalla giornata del 25 novembre nasce un progetto che, come noi auspichiamo sempre, dura tutto l'anno, e quindi siamo qui, stiamo raccogliendo tutti gli inviti delle scuole che rielaborano, anche sulla base delle loro stesse esigenze, della loro stessa sensibilità, quello che noi stiamo proponendo. Il Socrate ha rielaborato anche con un percorso artistico quello che noi stiamo portando, e l'intento è quello di far vedere ai ragazzi che sì, c'è il percorso artistico, sì, ci sono le leggi, ma questa è realtà. Quindi riportare nei margini della realtà quella che è una prospettiva vincente, e cioè quella dell'inclusione. L'obiettivo è quello di far sì che i ragazzi imparino a non essere indifferenti, a non girare la faccia di fronte ai problemi, e questo obiettivo, già con l'intervento e con la voglia delle scuole di partecipare, possiamo dire che lo abbiamo in parte raggiunto. Il percorso artistico è fondamentale perché ci aiuta a comunicare con i loro stessi codici quello che gli stiamo dicendo. Io ringrazio l'Ordine degli Avvocati di Bari e il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine stesso per la promozione di questa iniziativa, l'Avvocata Brunetti in particolare, il Presidente del nostro Consiglio d'Istituto. Insieme, ma soprattutto insieme con i ragazzi, abbiamo coprogettato questo evento. Infatti ci saranno, oltre alle relazioni degli avvocati, dei giudici che si sono resi disponibili, ci saranno delle performance, delle esibizioni, delle relazioni degli studenti che hanno studiato, hanno approfondito le radici della violenza anche nel mito, anche in tutto il patrimonio classico, no? Che è quello poi loro più vicino per gli studi. È importante, a mio avviso, che siamo oltre il 25 novembre, perché non dobbiamo pensare a queste tematiche approfondendole solo in una giornata. Oggi è il 13 dicembre, ne riparliamo ancora e andiamo, spero, anche oltre la riflessione sulla violenza di genere, per la cultura del rispetto, per la dignità di ogni persona.